Benvenuti in questo nuovo video. Oggi disegneremo un personaggio un po' cattivone. Il pagliaccio It. Ecco qui. Iniziamo dalla fronte. Ha una fronte bella pronunciata il nostro pagliaccio It. Lo sto disegnando senza la gomma per cancellare, quindi devo stare attento un po' alle linee. Naso. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ok, facciamo l'attacco dei capelli, che è molto alta, c'è questo ciuffo così. Facciamo un altro, diciamo, le sopracciglia che vanno così. Sì. Sapete che quando uscì il primo Hit in America ci fu una rivolta dei clown perché danneggiò un po' la categoria. Effettivamente non gli do torto, avevano ragione, anche se i clown, non lo so, già prima che uscisse It, sinceramente incutono un po' di terrore, non lo so. La storia di It, da quello che so, che trae da una storia vera di un serial killer, mi sembra degli anni 70-80, che ammazzava le persone e lui era travestito da pagliaccio. Possiamo fare queste linee che tra l'altro ci aiutano anche a rendere il soggetto tridimensionale. Naso. Ora disegniamo la bocca aperta del nostro It. Ecco qua quest'altra linea sul volto, che sono quelle linee che rendono il nostro pagliaccio famoso e che hanno un po' tutti i pagliacci. Oddio, queste sono un po' particolari, ricordano molto quelle del Corvo, non so se avete mai visto il film del Corvo di Brandon Lee. Segniamo meglio le narici. Ragazzi, comunque sul canale si trovano anche delle lezioni che vi mostrano come disegnare il naso, le labbra. Dateci un'occhiata, magari, per chi è interessato. Sotto al video trovate anche il link del nostro blog per chi vuole imparare a disegnare. E mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. Ok, qua possiamo iniziare
disegnare un po' l'altra attaccatura dei capelli, la possiamo un po' così, così. Così correggiamo anche l'errore, così possiamo recuperarlo. Poi vi faccio vedere come possiamo coprire l'errore, perché quando non si usa la matita e quindi di conseguenza non possiamo usare la gomma per cancellare, bisogna infurbirsi e ci sono delle tecniche furbette che permettono di riparare una serie di errori. Adesso lavoriamo un po' sui capelli. Inizia a prendere un po' forma il nostro hit. Poi ci lavoriamo meglio. Ovviamente, ragazzi, per fare dei buoni disegni bisogna lavorarci tanto, eh. Molte volte, per chi frequenta il mio canale, il nostro canale di Academy Graphic, si accorge che lascio delle volte dei disegni un po' a metà, magari quando sto facendo dei tutorial, perché ci vorrebbe più tempo ed è normale. Qua facciamo questa specie di camicia del nostro pagliaccio. È fatta tutta particolare. Sempre qua bisognerebbe fare il chiaroscuro per ogni particolare, vedete? Così, così. Un altro po' qui. Poi continua ancora l'effetto di questa camicia. Sempre così. Ovviamente sto abbozzando al meglio e più veloce possibile, perché sennò il video durerebbe tantissimo. Quando lo metto un po' più veloce, alcuni di voi si lamentano, e allora ecco perché minimo uno di questi video dura 10 minuti, più di 10 minuti per forza, ma potrebbe durare anche di più, dipende da quanto volete lavorare sul disegno. I denti e la fronte sono la particolarità di questo pagliaccio cattivo. La fronte è molto alta, questo sghignazzamento del protagonista. Adesso qua dobbiamo risolvere un po' gli errori fatti e coprirli. Come facciamo? Ci facciamo del chiaroscuro che va comunque a lavorare sulla camicia. Vedete come copre? Solo che devo cambiare un po' pennarello. Allora ho cambiato pennarello alla punta un po' più larga
posso fare qualcosina in più. Posso ad esempio lavorare, vedete, sui capelli con delle linee più larghe. Ho scurito un po' qui, posso lavorare qui, come stavo dicendo. Allora, facciamo un altro po' di scuro qui. Sottolineo. Poi facciamo i capelli così. L'attaccatura dei capelli, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Inoltre, per chi lo desidera, potete seguirmi anche su Instagram subaldo.info, hashtag ubaldo.info. Agli occhi, ok, vorrei scurire un altro po' queste linee. Ecco qui, renderle un po' più marcate, anche perché sono il segno indistinguibile del nostro pagliaccio It. Facciamo con il pennarello più piccolo un po' di chiaroscuro a tratteggio. Scuriamo la parte del volto dove, perché la luce proviene da sinistra e l'ombra si trova a destra, quindi scuriamo la parte del volto dove non arriva la luce. Possiamo realizzare un po' di ombra anche sotto al naso. Qui potremmo fare ancora. Lavoriamo ancora sulla camicia. Ci mettiamo e lavoriamo un po' sui particolari, vengono molto meglio e ovviamente bisogna lavorarci tanto. Un buon disegno per farlo a dovere ci vorrebbero un paio d'ore buone. Per fare un buon disegno, una buona tavola grafica, poi dipende dalle dimensioni ovviamente, dai particolari, dai dettagli, insomma, dipende, effettivamente dipende. Sono disegni che potrebbero richiedere anche 8 ore o 10 ore di lavoro.
Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e visitate il nostro blog, non ve ne pentirete, almeno per chi vuole imparare a disegnare e per chi ha voglia può seguirmi anche su Instagram. Vi aspetto e lasciate un commento, se avete qualche richiesta in particolare, fatela pure. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da me e da It.